15 maggio. Lo stadio Marco Provini ospita la sfida tra Cagliari Baseball Club e Novara Baseball Club 2000. Un'insolita giornata che per i problemi legati all'omologazione del campo di Cagliari vede il Novara giocare fuori casa sul proprio campo. Novara, ancora in cerca della prima vittoria in campionato, occupa l'ultima posizione della classifica, ad una sola lunghezza il Cagliari. I Blues presentano una novità nel roster, è il catcher venezuelano Fortunato, che viene schierato da Spataro in batteria insieme a Tavarnelli Flavio. Cagliari si porta subito in vantaggio 1-0 nel corso della prima ripresa, grazie a un singolo di Gabriele Ebau che spinge a casa Tore. Flavio Tavarnelli non concederà più punti agli isolani. Anche Tore governerà le mazze novaresi fino all'ottava ripresa. Ciuffatelli segnerà il primo punto novarese grazie a un errore di tiro e successivamente Fortunato porterà a casa Suset e Pilotto grazie a un altro errore di tiro. Nella ripresa successiva, Cartesan metterà in cassaforte il risultato. I Blues conquistano così la loro prima vittoria in campionato con il risultato di 3-1. Poche valide complessive a ambo i lati. Il risultato è stato sicuramente condizionato da 5 errori commessi dalla difesa del Cagliari. Ma i Blues sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Solo 3 strikeout per il lanciatore cagliaritano Rocca Stefano fanno capire che i battitori novaresi hanno sempre trovato il contatto con la palla. Buona prestazione difensiva per i giovani di Novara, che mostrano quanto di buono sia stato fatto in questo inizio campionato da tutto il gruppo. Ore 21, riprendono le ostilità. Novara schiera in pedana Leandro Morese, che ha ben fatto nella partita contro Senago Milano United. Novara ingrana subito la marcia e grazie alle valide di Bosa, Suset e Liverziani si porta sull'1-0. Vantaggio che svanirà nel corso della stessa ripresa con Cagliari che metterà a segno 4 valide e 3 punti. Partita molto bella, tutto il line-up novarese molto concentrato e concreto in battuta. Nel corso della terza ripresa, Suset si presenta nel box con un uomo in base e batte un lungo fuoricampo sulla sinistra pareggiando i conti. Tavarnelli incrementa il vantaggio nella stessa ripresa portando a casa Pilotto Mauro. Morese si conferma in ottima forma sul monte di lancio. 9 strikeout, solo 6 valide concesse e 2 punti totali. Da segnalare l'ottima prestazione in attacco di Suset, Unforte, Bosa e Liverziani, che battono complessivamente 12 valide, portando a casa 5 punti. Novara si aggiudica anche il secondo incontro per 7-4 e nel dugout esplode la meritata festa. 16 le valide complessive battute dai Blues, che mettono in risalto quello che si era già visto contro Milano. Un'ottima squadra che sta lavorando sodo e inizia a raccogliere i frutti del lavoro con i manager Spataro, Carmona e Montoto. Forza ragazzi! Thank you.